le note della musica arabita, Piazza 20 Settembre è diventata per qualche ora un luogo del gusto, dei sapori e della tradizione, in cui sono stati allestiti spazi per rappresentare la buona cucina, i prodotti tipici, i sapori e l'artigianato. Dopo una giornata di protagonismo all'Expo di Milano, la città della fortuna ha potuto mettere nuovamente in mostra le eccellenze del territorio. Il comune di Fano è stato scelto infatti per girare una puntata del nuovo programma Rai Mezzogiorno Italiano con l'inviata Serena Magnanesi. Quest'anno, ragazzi, non ci date pace, sono ben felice di dirvi direttamente da Piazza 20 Settembre, oggi Fano di nuovo sulle telecamere di Rai 1, collegati con l'Expo, ma soprattutto abbiamo rappresentato il nostro carnevale con le date e gli appuntamenti per il 2016 e le nostre eccellenze del territorio. Una mattinata favolosa per esportare finalmente fuori le mura la nostra Fano, città della fortuna. Presenti diversi produttori, volti noti fanesi, il maestro pasticcere Ceresani che ha dedicato una torta all'Expo, ma anche il gruppo storico La Pandolfaccia e la banda più strampalata della città. E che dire, un grazie, grazie, grazie grande di cuore alla musica arabita che ci ha detto sempre di sì ed è stata con noi a vincere questa scommessa di essere presenti all'Expo, sia a Milano, sia a Urbino e adesso direttamente dalla nostra città. Musica, maestro! Vai, ragazzi! E vorrei ricordare anche ai nostri telespettatori che con l'arabita e il suo complesso ogni festa è un successo.